Un'opportunità per l'artigianato locale per qualificare le abilità di tanti giovani del territorio arriva dalla Scuola delle Antiche Arti e Mestieri di Ariano Irpino. Sabato pomeriggio taglio del nastro per l'ultimo tassello del contratto di quartiere, lì dove insistevano le casette asismiche. Grazie. Grazie. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e su di voi e su tutti questi locali che verranno adibite a scuola di apprendimento appunto di arte e di mestiere. Possiamo dire, penso che sia l'ultimo atto di rinascita di questo quartiere. È dovuto naturalmente all'interessamento dell'amministrazione, dei vari sindaci, in modo particolare del sindaco Gambacorta, qui presente. Questo è l'ultimo pezzo del contratto di quartiere. Qual è il valore di questa scuola dal punto di vista economico? Il contratto di quartiere era concepito non come dormitorio, quindi soltanto come abitazioni, fra l'altro disposte a Borgo San Domenico e qui ai Martiri. Era concepito appunto come un quartiere, quindi con opere di urbanizzazione secondarie e fondamentali come l'oratorio, come l'area della Caritas, come il campo di calcetto, come questa scuola che inizialmente era asilo nido e scuola materna e che poi in questa fase è stata completata appunto come scuola delle arti e mestieri. Poi abbiamo aggiunto la scuola media, che devo dire sta riscontrando notevole successo fra i genitori, fra i ragazzi, e io spero che sia la scuola diciamo non solo del quartiere ma anche di un'area più vasta. Testimonial di eccezione, al contempo padrino dell'evento, il professor Emanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro. Emanuele è un economista, un banchiere, avvocato, ma soprattutto un grande filantropo. A lui il comune di Ariano Irpino ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria per gli alti meriti acquisiti in attività filantropiche in Italia e in particolare per il sostegno verso il Museo della Civiltà Normanna e il Centro di Ricerche Biogem del Tricolle. Sono certo che questa benedizione, come quella che sarà data oggi a questo luogo, sarà foriera di meravigliose cose per il futuro. Grazie. La fondazione da lui presieduta, Terzo Pilastro, ha già preso in esame la richiesta del comune di Ariano Irpino di finanziare alcuni corsi di arti e mestieri come in altre zone dell'Italia. Si attende ora la valutazione della commissione.